Torniamo all'oggetto numero 190, stazione ferroviaria di Tuoro. Interroga il consigliere Rionelli, risponde l'assessore Chianella. Prego, consigliere Rionelli. Sì, grazie Presidente. Allora, questa interrogazione ha ad oggetto la stazione di Tuoro. Tuoro sul Trasimeno, una stazione che è, diciamo, la prima che si incontra venendo in Umbria nella linea Foligno-Teronto, o meglio Teronto-La-Foligno. È una stazione che ha alcuni elementi particolari. Prima di tutto è una stazione il cui immobile è un immobile di pregio, è visibile da tutti percorrendo la superstrada, cioè il raccordo fino a Bettolle. È una stazione che ha una grande vicinanza alle rive del lago. A piedi, scendendo dalla stazione stessa, si raggiungono il Lido e l'imbarco per i traghetti per l'Isola Maggiore in poco più di 3-4 minuti. Quindi sia appunto l'attracco dei traghetti Punta Navaccia che la spiaggia. Peraltro lì c'è anche un'area verde anche abbastanza ben curata. Come dicevo prima, da Tuoro partono i traghetti per l'Isola Maggiore, quindi è un punto di partenza perfetto per una gita proprio sul lago. Questa stazione ad oggi però è poco valorizzata da Trenitalia. È poco valorizzata perché la frequenza dei treni è molto ridotta rispetto anche ad altre stazioni lì vicino. Verosimilmente, tenendo la media, passa circa un treno ogni 2 ore, forse un po' di più nelle ore chiaramente del giorno, ma è evidente che chiaramente non è considerata strategica. Ad oggi peraltro i locali della stazione sono concessi alle associazioni di volontariato, come la Protezione Civile, Spazio Popolare, sono quindi un punto di riferimento importante per la comunità locale, anche per la conformazione del comune di Tuoro, che è un comune che chiaramente vede il suo centro in un'area più collinare e la stazione invece è nell'area riverasca del lago stesso. E in quella stazione c'era un bar tabacchi che ha chiuso i battenti, cioè ha riconsegnato la licenza, visto le scarse presenze dovute anche alle scarse frequenze del treno. Ad oggi, se uno vuole comprare il biglietto del treno in stazione, è costretto ad andare appunto fuori dalla stazione, prendere la macchina e andare in una rivenditoria appunto lontana dalla stazione stessa. Quindi, ecco, come dicevo prima, la stazione di Tuoro è la prima stazione umbra della direttrice Teronto-La-Foligno. Proprio per questo e proprio per dove è ubicata, proprio nell'imminenza della stagione turistica, io penso che possa essere un punto comunque strategico di valorizzazione del territorio. Ribadisco, vicinanza alla Toscana, accessibilità diretta ai traghetti e alle spiagge, quindi anche per esempio dal capoluogo di regione, è una realtà abbastanza comoda. Quindi la mia richiesta era quella di conoscere quali iniziative intende prendere la Giunta insieme a Trenitalia per potenziare la frequenza dei treni, in particolare nei mesi estivi, proprio con queste finalità, e al tempo stesso anche di in qualche modo aiutare le strutture al fine di rivitalizzare la zona anche a fini turistici. Io capisco che questo è un rapporto privatistico tra Trenitalia, che gestisce l'immobile, e gli eventuali soggetti interessati, per esempio a rilevare anche il tabacchi e anche il bar tabacchi, ma è anche vero che parliamo comunque di un sito, io penso, di interesse più ampio. Credo che lo stesso comune di Tuoro, avendo parlato informalmente con gli amministratori del comune, è chiaramente interessato a una nuova vitalità. Ribadisco, una stazione che già oggi è sede di alcune attività importanti, vengono fatte attività per bambini dal punto di vista musicale, c'è la sede del gruppo della Protezione Civile, insomma è comunque uno spazio importante molto vicino alle sponde del lago, per cui ecco, sarebbe veramente
io credo, un gesto meritevole se come Regione ci impegnassimo per aumentare intanto la frequenza nei mesi estivi dei treni e quindi in qualche modo valorizzare la stazione stessa. Grazie consigliere, prego assessore. Sì, come per tutti i contratti di servizio sottoscritti tra le regioni e i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, anche il contratto con Trenitalia prevedeva e prevede la progressiva razionalizzazione ed efficientamento dei servizi ferroviari contrattualizzati in accordo con disposizioni normative di carattere generale nel settore del trasporto pubblico locale. La Regione dell'Umbria ha rispettato queste disposizioni normative mettendo in atto un'attività di razionalizzazione dei servizi ferroviari regionali a partire dal 2009 ad oggi, che ha portato a un notevole efficientamento dei servizi programmati con un importante risparmio di risorse a vantaggio della sostenibilità economico-finanziaria del contratto sottoscritto da Trenitalia. Gli interventi di efficientamento e razionalizzazione messi in atto hanno preservato la produzione dei volumi di traffico che ormai da anni si attesta intorno ai 3.700.000 treni chilometro ed hanno riguardato in modo particolare la rimodulazione dei treni caratterizzati purtroppo da scarse e scarsissime frequentazioni e la velocizzazione in generale di tutti i collegamenti ferroviari, anche del numero dei saliti e discesi delle numerose stazioni ferroviarie. La stazione di Tuoro, è vero quello che dice il consigliere Leonelli, è servita oggi da 10 treni nei giorni feriali, 5 e 5, 10 fermate sostanzialmente. Dalle verifiche fatte, 2 sono i viaggiatori medi saliti, con un massimo di 8 viaggiatori sul treno 22805, che è quello sostanzialmente della mattina delle 7:15. Sulla base di questi, diciamo così, elementi oggettivi, quindi questa bassissima frequentazione, ad oggi si è ritenuto fino a oggi che il livello di offerta dato sia coerente con la domanda espressa nel bacino del comune di traffico, appunto del bacino del comune di Tuoro su Trasimeno. È ipotizzabile nel periodo estivo un'ipotesi di una fermata, diciamo così, per implementare magari salite e discese. Verificheremo questa possibilità, lo abbiamo fatto in anni passati per un altro comune del Trasimeno, verificheremo questa possibilità. Ad oggi non possiamo dire che lo faremo certamente, però la verificheremo anche sulla scorta di questa sollecitazione. Per quanto riguarda i servizi più in generale, si evidenzia che da novembre 2018, per quanto riguarda l'acquisizione appunto dei biglietti e questa difficoltà che è stata evidenziata, per i viaggiatori in partenza dalla stazione di Tuoro è possibile acquistare un biglietto direttamente sul treno senza maggiori aggravi. E quindi questo è un problema sul quale l'assessorato si era, diciamo così, interessato e quindi è stato parzialmente risolto. Quindi verificheremo successivamente, consigliere, queste possibilità, siamo disposti ovviamente a ragionare in ogni momento. Grazie. Grazie assessore, prego consigliere Leonelli. Tanto questa è una notizia che non avevo, la ringrazio al fatto che appunto c'è stato sicuramente un lavoro che si può acquistare sul treno il biglietto senza aggravi. Questa è sicuramente una cosa positiva per, diciamo, tamponare l'emergenza o la situazione di fatto. Sul resto ho chiaramente ben chiaro che, nonostante ci siano richieste, come immaginerà, per aumentare anche le corse, in particolare la mattina, lì mi segnalavano il fatto che è in un orario troppo scomodo per il trasporto scolastico, tanto che molti ragazzini vanno in Toscana, su Cortona, perché hanno orari più comodi. Però io ovviamente vediamo se si può modulare. Quello che, diciamo, interessa in maniera prioritaria, poi apriamo anche magari tutti gli altri file, tra virgolette, cioè apriamo anche gli altri argomenti, a cominciare magari da una diversa metodologia dell'orario per il trasporto scolastico che possa rendere più fruibile la stazione stessa. Ecco, a me quello che interessa, e mi fa piacere vedere, ascoltare nelle sue parole un'apertura, quindi la invito a prendere a cuore questa vicenda anche sia con l'assessorato ovviamente, ma con Trenitalia, nella possibilità di aumentare le corse
nei mesi estivi, facendo una sperimentazione per quest'estate. Mi dice che è stato già fatto in altri comuni in passato. Penso che se, diciamo, messa in atto, veicolata, fatta conoscere, potrebbe essere un passo in avanti, perché veramente è una stazione che ha una sua qualità, diciamo, ovviamente architettonica, ma questo può essere secondario, ma soprattutto una sua qualità logistica, perché è veramente molto vicino sia all'imbarco dei traghetti sia alla spiaggia stessa, peraltro una delle poche spiagge, diciamo, di sabbia, della, così, poche no, ma insomma è una delle spiagge di sabbia più importanti del Trasimeno stesso. Quindi ecco, su questo io la invito a prendere a cuore questo tema, vedere se nelle prossime settimane si può aprire un confronto con Trenitalia, no, anzi tentare di aprirlo con Trenitalia, proprio in ragione dei mesi estivi. Insomma, se noi già a giugno, luglio, agosto, anche a seguito degli investimenti che abbiamo fatto, penso per esempio all'investimento per il contenimento dei chilonomidi, per rendere più fruibile le sponde e la vivibilità del lago stesso, riuscissimo anche a dare qualche servizio in più, potrebbe beneficiarne la comunità di Tuoro, anche se poi questo, diciamo, è, magari può essere secondario, un'ottica regionale, ma soprattutto una maggior frequenza delle presenze turistiche anche extra regione nel nostro territorio. Quindi ecco, in particolare dalla Toscana, perché insomma un tragitto Arezzo-Tuoro è sicuramente con il treno comodo, breve, e può consentire a tante famiglie, a tanti bambini di vivere e di frequentare sempre più il nostro lago. Quindi ecco, grazie della risposta, la invito a lavorare su questo e speriamo di avere buone nuove da qui a breve. Atto 169, chiusura del viadotto Puleto della strada statale 45, sollecita ricognizione presso ANAS sui tempi di riapertura. Interroga il consigliere Ricci, risponde l'assessore Chianella. Prego, consigliere Ricci. Grazie, signor vicepresidente dell'Assemblea Legislativa. Peraltro questa mozione ricognitiva anticipa e sta all'ordine del giorno nella seduta odierna quella che è una mozione sul tema presentata dai signori consiglieri Rometti, Chiacchieroni, Casciari e Solinas. Quindi considera questa interrogazione ricognitiva un preludio a quella che sarà poi la discussione in Assemblea Legislativa. La chiusura del viadotto Puleto sulla strada E45 è avvenuta con le modalità che però hanno causato differenti disagi, danni economici diretti e anche indotti per l'immagine che si è determinata. A seguito poi di una evoluzione che vi è stato sul tema, si è determinata una parziale riapertura per veicoli ed autovetture con una massa a pieno carico, un peso complessivamente minore a 3,5 tonnellate. L'ANAS, di cui è bene sempre sottolineare le qualità, sia in termini progettuali, realizzativi che gestionali, in seconda commissione consiliare nel gennaio 2019 ha riferito che le determinazioni tecniche sono derivate da una percolazione di acque aggressive che hanno determinato una corrosione esterna dei manufatti e in parte anche delle barre in acciaio. Peraltro la stessa ANAS aveva però sin dall'anno 2014 determinato un progetto di risanamento e anche di adeguamento sismico. Nel frattempo, tali determinazioni progettuali avevano anche portato alla consegna dei lavori nel dicembre 2018. Tali sono state le edizioni che l'ANAS ci ha riferito in seconda commissione consiliare nel gennaio 2019. Nel frattempo la Procura della Repubblica di Arezzo, a seguito di specifica perizia,
aveva invece determinato e rilevato un concreto pericolo di crollo, sto alle dizioni ufficiali riportate dalle comunicazioni anch'esse ufficiali. E io stesso, ma credo in un quadro complessivo, abbiamo rilevato come l'aver determinato dalla Procura della Repubblica di Arezzo un concreto pericolo di crollo, le parole anche tecnicamente hanno un significato, è qualcosa di diverso da ciò che l'ANAS aveva sempre tecnicamente indicato rispetto a lavori ed opere di risanamento e adeguamento. Per questi motivi e per quanto è possibile in relazione alle documentazioni che l'assessore con delega avrà acquisito, mi sembrava e ci sembrava anche nel quadro della seconda commissione consiliare chiedere un aggiornamento ricognitivo su questo tema importante per lo sviluppo economico della regione Umbria. Grazie. Grazie. Prego, assessore Chianella. Sì, grazie Presidente, grazie Consigliere Ricci, uso una immagine molto probabilmente, forse, dico forse, questo viadotto non doveva essere chiuso, punto. Ecco, non dico altro e lascio all'interpretazione del consigliere tutto ciò che si può dedurre da questa affermazione. E comunque la Giunta regionale fin dal primo momento ha seguito questa questione, fin dal primo momento del sequestro da parte della Procura della Repubblica di Arezzo, avvenuta il 16 gennaio del 2019, e abbiamo assicurato, consigliere, tutte le necessarie azioni volte a seguire attentamente la vicenda che interessa una parte rilevante del tessuto economico regionale, in particolare per quanto riguarda l'Alto Tevere. E a seguito di diversi incontri intercorsi a Roma anche con il MIT, anche con il Ministro, il Dipartimento di Protezione, Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, è stata effettuata insieme ad altre le due regioni coinvolte, Toscana e soprattutto Emilia Romagna, un'attenta ricognizione delle problematiche conseguenti alla stessa chiusura. Per l'Umbria sono stati chiesti finanziamenti per la manutenzione straordinaria di una strada regionale, per esempio, che congiunge Città di Castello Arezzo e che potrebbe essere comunque deve essere comunque presa in considerazione per ogni qualsiasi evenienza lungo appunto la E45. Il rapporto di cui sopra è stato completato nel febbraio del 2019 ed inviato al Dipartimento di Protezione Civile per l'ulteriore corso, specificando che lo stesso Dipartimento di Protezione Civile però ha dichiarato di aver raccolto le informazioni, ma non essendo una cosiddetta tra virgolette catastrofe naturale, non dispone di risorse da destinare per gli interventi richiesti e per assicurare il ristoro dell'assistenza prestata. Quindi è stato quantificato una sorta di danno indiretto subito dalle imprese, per il quale le tre regioni hanno informato dettagliatamente il Governo, che noi ci auguriamo, auspichiamo, prenda una decisione per finanziarlo. Nel mese di febbraio 2019 il viadotto Poleto, a seguito del provvedimento emesso dalla Procura, è stato riaperto, come diceva lei, solo su due corsie, con la limitazione della portata dei mezzi che non debbono superare i 35 quintali. E da notizie assunte presso ANAS ha affidato i lavori urgenti di manutenzione straordinaria del viadotto che dovrebbero essere conclusi, ma da notizie informali noi abbiamo appreso che è stato chiesto l'incidente probatorio. E l'incidente probatorio, abbiamo avuto informazione esattamente in queste ultime ore, si terrà dopodomani, giovedì, presso i luoghi appunto interessati, presso il viadotto Puleto, tra ANAS e il tecnico indicato dalla Procura della Repubblica d'Arezzo, che sembrerebbe essere il professor Modena dell'Università di Padova, appunto per conto della Procura di Arezzo. Noi confidiamo, consigliere, che alla luce dell'incidente probatorio possa essere definita e risolta questa questione che, ripeto quello che ho detto all'inizio,
probabilmente, forse, questo viadotto non doveva essere chiuso. E comunque seguiamo costantemente questa questione e la terremo, anche, terremo informato ovviamente il Consiglio regionale su eventuale evoluzione di questa cosa. Grazie signor Presidente dell'Assemblea Legislativa e ringrazio molto l'assessore con delega che è stato molto chiaro, mettendo molti condizionali sul fatto che probabilmente questo viadotto non doveva essere chiuso, perché l'ANAS dal 2014 aveva determinato un progetto di risanamento e adeguamento sismico con lavori consegnati, progettati e iniziati nel 2014 e consegnati nel dicembre 2018. E parlare di risanamento e adeguamento sismico è cosa ben diversa, così come invece sostiene la Procura, di parlare di concreto pericolo di crollo. Le due prospettive sono diametrali e quindi mi auguro anch'io che l'incidente probatorio chiarisca tecnicamente dov'è la verità tecnica. Certo, e concludo, una volta che abbiamo capito dov'è la verità tecnica, vi è sempre un quadro legale che gli amministratori conoscono molto meglio anche di me, che è quello di procurato allarme, che si verifica quando si annunciano pericoli inesistenti. E io mi auguro che la risultanza probatoria dell'atto che ci sarà tra qualche giorno chiarisca le reali responsabilità. E concludo affermando che a mio avviso la Regione Umbria dovrebbe chiedere in maniera incisiva la copia della perizia di parte acquisita dalla Procura della Repubblica di Arezzo e che ha portato alla chiusura del viadotto Puleto, perché credo, visti i danni provocati all'economia, all'immagine e alle imprese, che occorre chiarire esattamente quale sia la verità tecnica, certo auspicando che comunque si risolva il quadro tecnico-gestionale, si procedano agli interventi di risanamento e adeguamento e quindi alla immediata, per quanto possibile, riapertura della viabilità. Grazie.